ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男殺す。ソードアートオンライン。メモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Ed eccoci qui con un nuovo banner, le spose versione 2. E sono Tisi e Sortiliena. Wow. Io davvero sono rimasto tipo molto deluso, perché dopo Ronnie e Alice mi aspettavo insomma qualcosa di potente. Tipo vabbè, sono arrivate le Bride, ora metteranno roba forte. Che ne so, Asuna, Lifa, Sidon, cosa ne so, cioè un sacco di Bride. E invece hanno messo Tisi e Sortiliena. Wow, veramente. Non so, sembra quasi che lo facciano apposta, perché ogni volta cercano di trovare quei personaggi che non crossano con quelli vecchi. E quindi mettono personaggi borderline, nuovi personaggi tipo Tisi, Ronnie, adesso c'è Sortiliena. Vabbè, che non usciva da una vita peraltro. Quindi che dire, andiamo almeno a vedere le loro statistiche e le loro SS3. Allora abbiamo Tisi con 4421 pugnale Oli. Non vedevo un pugnale Oli da una vita. E per non parlare di Sortiliena con la lancia Oli. 4229 di attacco, quindi un po' più basso per il fatto che ha la lancia. Però vabbè, però devo dire che almeno è carina la Sortiliena, anche se c'è sta posa strana che è proprio tsundere, è quella la verità. Va bene, allora, vediamo un po' le loro SS3, come si comportano. Allora, vediamo un po', queste Tisi con Su Shuku Sui. Attenzione. Va dietro e... Carino però, il cuore con i fiori. No, mi è piaciuta però questa S3, devo dirlo, dai. Allora, facciamo rivedere. Quindi lei va, praticamente cammina incontro al mostro, va dietro e poi fa questo cuore con i fiori. Carino, carino, 15 hit. Ok, va bene Tisi. Allora, vediamo la Sortiliena con la lancia. Kairo Doketsu. Attenzione. Ah, cade dall'alto, davanti, dietro. E un bouquet. E vedete che ha anche tracking circular. 29 hit. 29. Cosa? 29. What? 29 hit. Prendi in giro. Aspetta, no, fammela rivedere. Colpisce. Passa avanti, indietro. Sì, finirebbe a 15. Però poi col tracking circular raggiunge altre 14 hit. 29. Wow. Quindi che dire, beh, si vede subito la potenza di Sortiliena. Questo è tipo un banner che mi ricorda tantissimo Alice versione Skull Reaper e Asuna versione Gleam Eyes, se vi ricordate. Una che aveva appunto il tracking circular ed era appunto Asuna. Bene, allora, andiamole a rivedere, però questa volta in crossing. Quindi mi aspetto un cuore di fiori e poi il bouquet al centro, giusto? Sì. 36 hit più il tracking circular. 50 hit. Wow. Beh, che dire, si capisce subito il perché sono utili questi personaggi nuovi. E hanno attack up sul partner, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Quindi averli entrambi è meglio. Wow. Poi non ho visto in crossing cosa hanno, dovrebbe avere critical up. Vediamo un po', comunque lo vediamo subito. Sì, hanno critical up nel crossing. Insomma, un po' triste per il fatto che non hanno MP Link, perché forse avrebbe aiutato di più. Non è che ci siano tutti questi MP Link Oli. Però devo dire che il tracking circular su Sortiliena fa la differenza. Allora, quindi, che dire di questo banner? Allora, se volete la mia sincera opinione, Tisi e Sortiliena, no. Non penso proprio mi procurerò una Tisi e una Sortiliena Bride. Non adesso, neanche fra un anno. No, le Bride mi dispiace, ma andrò per altre ragazze.
Però che dire, per la ranking, beh, Sortilena può davvero esservi utile. Anche se, devo dirvi una notizia, la ranking ha 6 personaggi luce, 6 oli. Allora, io è la prima volta in tutto Memory the Frag che ho visto questa situazione, la primissima volta. Letteralmente una ranking a 6 mono elemento con un banner che ha solo 2 personaggi. Non avevo mai visto una roba del genere. Cioè, ci sono state altre ranking nel corso degli anni, con 6 personaggi e 6 personaggi mono elemento. Ma almeno il banner era da 4. E quelle volte in cui non c'era un banner da 4, la ranking non era mono elemento, era più elementi. Quindi è triste. Perché come fate a fare una ranking con 6 personaggi avendone solo 2 nel banner? Beh, la Bandai vi è venuta incontro e ha detto, scautate quelli vecchi. Yeee! Yeah! Cioè, io non capisco. Cioè, tu davvero mi stai dicendo, procurati i vecchi perché con solo 2 non ce la fai e la ranking te l'ho messa a 6? Questo penso sia fatto proprio a sfregio. A sfregio perché ha Solus e Stacia, perché avrebbe praticamente la combo perfetta. Però, ti mette la ranking a 6, così tu non puoi fare la combo perfetta perché poi hai un'altra run a cui pensare. E che dire, questo banner è abbastanza insidioso, perché vedete qui che c'è Stacia, Sinon e Litz versione Angelo, eccole qui, che le abbiamo già viste comunque in un vecchio video. Però vi assicuro, adesso io qua ce l'ho in giapponese, quindi non potete leggere tutti i nomi, ma ci sono diversi 6 stelle. Eccoli qua. Tutti questi 6 stelle. Quindi in pratica una carrellata di personaggi oli, peraltro anche non crossing. Quindi potete trovare di tutto, è una roulette russa letteralmente. Voi andate lì, scoutate e non sapete letteralmente cosa aspettarvi, può capitarvi di tutto. Quindi che dire, visto che non scouterò su Tise e Sortilena, mi dispiace ma non esiste, farò giusto uno step qui per vedere se trovo qualche altro oli. Anche perché poi Tise Sortilena dovrei anche prendere il pugnale e la lancia, perché hanno armi oli un altro po' mai viste. Quindi che dire, io farei un giro qui e al diavolo la ranking, tanto per fare 6 PG oli in crossing non vado neanche lontanamente vicino, neanche se prendo Sortilena e Tise insieme ce la faccio. Quindi dai, proviamo questo step, un 125 di gioco a cassaforte, dai. Vediamo un po' che cosa esce. Argo, fammi vedere le stelle. No, mi fa vedere proprio le botte sulla testa, altro che stelle. Vabbè. Niente, 4 stelle, no, 3 stelle, sì. Tutti 3 stelle, guarda che bei simpaticoni. Quindi che dire, altro banner, altra sofferenza. La ranking Oli non esiste. Punterò alla top 50 probabilmente. E vabbè. Che dire, quindi per questo banner tutto. Non so, se vi piacciono proprio Tise e Sortilena, andate, ma la ranking a 6 oli sarà devastante. E peraltro sta arrivando luglio, quindi andateci piano con gli scout. E che dire, per questo video è tutto e da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.